Repubblica dei paesi occidentali si erano dimenticate rapidamente del piccolo paese balcanico, con i giornali che si concentravano più che altro su quanto stesse avvenendo sul fronte occidentale. Con la vittoria nella battaglia del Zer, l'attenzione dei media dell'epoca diede risalto all'insperata vittoria serba, portando un rinnovato interesse e simpatia nei confronti del regno di Pietro I, con addirittura la nascita di fondazioni che raccoglievano denaro per sostenere lo sforzo bellico della piccola Serbia. Nel prossimo episodio ci sposteremo sul fronte orientale e analizzeremo come l'Austria e la Germania reagirono all'inattesa rapidità della mobilitazione russa. In conclusione a questo episodio vi lascio sulle note di un brano patriottico serbo intitolato Marš na Drinu, Marcia sulla Drina, composto da Stanislav Binički, un compositore serbo piuttosto famoso all'epoca. Nonostante fosse piuttosto avanti negli anni, Binički si arruolò volontario nell'esercito allo scoppio della guerra. Dopo la vittoria nella battaglia del Zer, compose Marš na Drinu per celebrare il trionfo serbo. Il brano ha avuto un'immensa popolarità fra le truppe nel corso di tutta la guerra e ancora oggi è ricordato come uno dei più importanti brani patriottici serbi. Grazie mille per l'ascolto e ci sentiamo al prossimo episodio.